Il mondo dell'economia si rimette faticosamente in moto, ma ci sono categorie che sono ancora al palo. È il caso delle agenzie delle scommesse del gioco, che subiscono anche la beffa di essere tassate, benché ferme. Abbiamo il problema sostanziale che abbiamo, il nostro settore, il nostro codice ateco è stato classificato in modo a nostro avviso errato, perché coincide con quello delle discoteche, dei concerti, ma le nostre attività le facciamo all'interno dei locali che possono essere tranquillamente contingentati e gestiti, non sono locali che rischiano un grosso affollamento, anzi. Tra l'altro il nostro è l'unico settore che ad oggi, dopo il coronavirus, è stato tassato, perché da decreto di PCM è stata inserita una nuova tassazione che sarà veramente molto molto importante, che è dello 0,50% sui volumi. Cioè, in un momento di crisi l'unico settore tassato è il nostro, è l'unico settore che ancora oggi non riparte. Una situazione non sostenibile, tanto che una delegazione di agenti ha manifestato 2 giorni fa all'Aquila ed ha ottenuto un incontro con il presidente della regione Marsilio e gli assessori Febbo e Liris, sul cui tavolo hanno portato le loro ragioni. Si aprono spiragli. Il presidente Marsilio già la sera stessa, nella conferenza straordinaria Stato e Regioni, ha parlato della nostra problematica e con buoni risultati. Ci ha detto: adesso siamo in attesa di capire se questa riapertura verrà anticipata, come sembra. Noi ci auguriamo che nei primi giorni di giugno possa ripartire anche il nostro settore. Per quanto riguarda il protocollo, sì, a livello nazionale abbiamo fatto più di una proposta, come l'abbiamo fatta alla regione. A questo punto aspettiamo le risposte dalla parte delle istituzioni. Tra gli operatori del settore si avverte anche la necessità di superare gli ostacoli di determinati luoghi comuni. Le nostre attività sono gestite, la maggior parte sono gestite a conduzione familiare, dietro al bancone ci sono le persone normali, lo stereotipo che viene fuori dell'agenzia scommessa non è, noi facciamo un gioco legale, l'agenzia scommessa non è altro che riprendere quello che era stato fino a tantissimi anni fa, ci ricordiamo da piccolini il Totocalcio, è sempre la stessa cosa ma rielaborata, niente di particolare.